Piazza del Duomo a Pistoia si è colorata di arancione in occasione della presentazione ufficiale della Pistoiese. Davanti a quasi 300 tifosi, oltre a tanti ospiti, tra cui anche ex giocatori e dirigenti arancioni, ha sfilato la nuova squadra, quella che si appresta a disputare il campionato di Serie D stagione 2023-2024. Sotto applausi e cori che hanno accompagnato l'ingresso di ogni giocatore, hanno parlato l'allenatore arancione mister Luigi Consonni e il capitano Guido Davì. È un'annata particolare perché arriviamo da un anno trascorso con una rimonta incredibile, con una rincorsa importante che però è finita con una delusione. Delusione per la squadra, per lo staff, per la società, ma soprattutto per la piazza e per i tifosi. E penso che si meritano, la società e i tifosi si meritano, non si meritano queste categorie. E noi dovremmo essere bravi a portarli dove meritano. Che poi solo le partite ufficiali, solo il campo potrà dire se avremo fatto bene o avremo sbagliato, ma siamo sicuri, siamo convinti di aver fatto delle scelte importanti, anche magari facendo a meno di giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene, che però magari abbiamo deciso di rivoluzionarla un po' perché serviva una rosa più ampia, e penso che questo sia l'obiettivo principale di quest'anno nella costruzione della rosa. Sul palco anche la dirigenza arancione con Matilda Giace e il direttore sportivo Gianni Rosati, tutti con un unico pensiero, quello di centrare l'obiettivo promozione e di tornare tra professionisti. Non è mancato poi il saluto da parte delle istituzioni con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e l'assessore allo sport Alessandro Sabella. Tanto entusiasmo tra i tifosi, già con la testa al derby di domenica con il Prato al Melani per il primo turno di Coppa Italia. Tutti pronti a sostenere la squadra, così come pronta è tutta la città anche per questa nuova stagione.